dai più, dato tra i favoriti, come sta oggi per il Recioto? Ma dall'inizio stagione che sta andando bene, la squadra è ottima, i risultati parlano e speriamo di far bene anche oggi. Meno diplomazia oggi come va? Speriamo in una fuga, o l'importante è sempre vincere. Davide Formolo, lo scorso anno secondo classificato, si corre comunque in casa, come stai oggi? Sì, dai, la gamba è buona, speriamo che il tempo regga. Mi sono preparato anche quest'anno molto bene per questa corsa e voglio ben figurare davanti a questi molti miei tifosi. Alberto Bettiollo, uno degli appuntamenti più importanti della stagione, come stai oggi? Ma adesso sto bene, in corsa sarà da subito battaglia e quindi sarà una corsa tirata, 140 km e vediamo strada facendo. Nome secco, chi vince oggi? Non lo so, la corsa è imprevedibile, bisognerà vedere anche il tempo, non lo so. Nome secco, chi vince oggi? Oggi sarà il primo vero test dove ci confronteremo con... Peso non solo a livello italiano, ma perché anche a livello internazionale, perché ci sono tante squadre, quindi vedremo come stiamo. Come sta Davide Villella? Sono un po' ammalato, però ce la metterò tutta come sempre e speriamo di riuscire a vincere o comunque fare almeno un podio. Che il Palio del Recioto non fosse solo una gara ciclistica è cosa nota, ma oggi sottolineiamo anche la grande affluenza di pubblico, davvero straordinaria durante tutta questa manifestazione. Migliaia di appassionati riuniti tra una bancarella e l'altra, attratti di volta in volta dal passaggio della corsa o da qualche prodotto locale da conoscere o perché no anche da gustare. Il nome Recioto deriva appunto da un termine dialettale, recia, che significa appunto piccolo grappolo spargolo, ben maturo e adatto alla conservazione. I vitigni principali costituenti il Recioto sono gli stessi del vino Valpolicella, Corvina, Rondinella, Molinara, ma se ne possono anche gustare altre varietà minori, ma uguale qualità e con lo stesso prezioso contenuto di queste uve prevalentemente raccolte sulle colline di Sant'Ambrogio, Fumane, Moron, Iago, Villa e Cere. Vini di altissimo pregio, anche se aromi e profumi ne differenziano il gusto al palato. Tra un chiosco e l'altro, la corsa partita in perfetto orario già dalle prime pedalate si presenta impegnativa e agonisticamente all'altezza, per appartenere, anche nella sostanza, alla lista dei grandi eventi Valpolicella. Soddisfazione anche per il presidente Tullio Perina, che sottolinea che la gara, con il suo mezzo secolo di storia, è entrata nel cuore di tantissimi atleti e altrettanti appassionati, perché è prima di tutto una grande festa, un momento magico, unico nel suo genere, che si ripete ogni anno il martedì di Pasqua. Il percorso ormai collaudato, sei tornate da compiere nel circuito di 18 km, che da Negrara appunto scende verso Santa Maria Pedemonte e San Floriano, per proseguire in direzione Volgatara, Sottovilla, per poi scalare la tortuosa salita che conduce in vetta al Colle Masua, curva del Ferrar, mentre giro finale con qualche impegno altimetrico in più. La corsa tornerà in direzione Valgatara e proseguirà in direzione Marano e Santa Cristina. 10 km di salita non particolarmente impegnativi, che porteranno l'intera corsa a quota 689 metri sul livello del mare. Discesa breve in direzione Prun, per poi risalire il tratto più impegnativo dell'intero tracciato in direzione Corrubio, a quota 809 metri. Salita spesso determinante per la selezione finale. Poco più di una decina di chilometri veloci per poi tornare in zona traguardo a Negrara, appunto. 143 km di storia che ogni società presente vorrebbe contribuire a continuare a scrivere, lasciando il proprio sigillo sull'albo d'oro. Molti i favoriti di giornata, a partire dal giovane Alberto Bettiol, già vincitore nella stagione 2013 e ricordato per il bel titolo europeo conquistato un paio di stagioni fa. Il bolzanino Pierpaolo Penasa in maglia Zalf Euromobil Fior, che giustamente nell'intervista prima della gara sottolinea la presenza degli stranieri che, come sappiamo, hanno anche un modo di interpretare la gara, diciamo in modo più battagliero e meno tattico, e quindi condizioneranno non poco lo svolgimento della stessa. L'atleta di casa Davide Formolo, atteso e giunto secondo alle spalle di Daniel Bongiorno nella passata stagione, è particolarmente in forma, concentrato per questa gara sulle strade di casa.
Davide Villella, che sembra abbia ripreso dopo qualche malanno di stagione. Il tracciato è molto adatto alle sue qualità e lo proietta inevitabilmente tra gli italiani più attesi. Mentre la formazione straniera, che più di altre ha la credenziale per essere protagonista in questa edizione 52 del Palio del Reciotto, è certamente la nazionale australiana, che negli ultimi anni ha sempre dimostrato grandi qualità tecniche e agonistiche non indifferenti. 194 partenti e 13 diverse nazioni rappresentate. In una gara che, come avete potuto seguire in questa nostra sintesi, si è prontamente presentata molto combattuta, con una prima fuga scaturita già nel primo giro del circuito con 4 uomini al comando. Alexander Kuzmenko, Russia, Alessandro Tonelli, Zalfero Mobilfior, Diego Brasi, Palazzago e Andrei Rais Perradenska, sui quali dopo un impegnativo inseguimento rientrano due maglie MG Norda, il bresciano Davide Martinelli in compagnia di Lorenzo Trabucco. Insegue la nazionale australiana e causa un forte frazionamento del gruppo. Al comando ora, con un plotone numeroso composto da 59 unità, mentre per il resto della corsa solo l'opzione di portarsi con largo anticipo ai box. Al centesimo chilometro attaccano ancora Alessandro Tonelli e Diego Brasi, già presenti nella prima azione di giornata. Sono in buona compagnia. Altro atleta Zalf Euromobil, si tratta di Leonardo Basso. Per la formazione Mastro Marco troviamo Simone Antonini, Matteo Ozzolini a difendere i colori della Viris Maserati. Significativa la presenza nella fuga di atleti stranieri. Per la nazionale russa Alexander Grigorey, nazionale australiana con il giovane Kali Bewan, per il Kazakistan Maksat Aykabek e infine per la formazione radenska Luca Pibernik. Faceva parte di questo gruppetto di battistrada anche l'alfiere della bergamasca Kolpak, Fausto Masnada, transitato però sotto il traguardo con qualche secondo di ritardo e recuperato in seguito dal resto della corsa. A inseguire le rimanenti formazioni non presenti nella fuga e vantaggio che non decolla. La strada che da Negrar riporta in direzione delle ultime asperità è scorrevole e adatta agli inseguitori, quindi corsa che vede i migliori tutti racchiusi in un fazzoletto. Difatti, sull'ultimo GPM, sulla testa della corsa, si affacciano alcuni degli atleti più attesi. Formolo, Villella, mentre sul Gran Premio di Carrubbio in testa troviamo Davide Formolo in compagnia del tedesco Erlozze e del giovane australiano Ewa. Discesa con i primi sfilacciamenti e qualche metro di distanza tra le prime 10 unità in testa alla gara. Erlozze, che cade, pur ferito ad una tempia, si rialza e recupera prontamente la testa. Così fino al triangolo rosso che definisce l'ultimo chilometro di gara e si ricompone il drappello di testa con il tedesco Silvio Erlozze che entra nell'ultima curva prima del rettilineo finale. Rapporto lunghissimo e si pianta. Da dietro esce dalla sua ruota brillantemente il giovane australiano. Si sgancia il piede di Davide Formolo e spreca l'occasione. Vince l'australiano Kale Bewan davanti al tedesco Erlozze. Terzo gradino del podio per lo sloveno Pibernik. Il primo dei nostri atleti è Davide Villella, Kolpak, giunto quarto. Quinta posizione per Valerio Conti. Sesta piazza per Simone Petilli. Settimo Daniel Oxon. Ottavo lo sfortunato Formolo. Nono Penasa. E decimo, leggermente staccato dai primi, in maglia Palazzago, Simone Sterbini. L'intervista di Stefano Masi al giovane talento australiano, già vincitore da juniores della maglia di campione del mondo in pista, nella specialità scratch, a confermare la nazionale australiana e la multidisciplinarietà, un riferimento mondiale del ciclismo del terzo millennio. Caleb, what a great victory here. Yeah, I was really happy with it. My first Italian race as an under 23, and yeah, I didn't know what to expect, but I got in the right move and I was feeling good at the end. You are in the first year of under 23, so it's a great result to win in a hard race like this. I came into the race and the profile basically said it was a bit too hilly for me, but I felt really good today and I didn't race yesterday and I came in here fresh and yeah, it worked really well. For who is this victory? The team. I mean, the team rode so strong today, and I mean, we had lots of options coming to the race because we've got so many strong riders, and yeah, it just worked out really well. Up.
up, 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 up. Don't wake me up, don't wake me up.